La nostra agenda degli appuntamenti, ben ritrovati, e partiamo dalle storie di donne nella scienza, la giornata internazionale della donna della scienza, con il CUGA dell'Università di Pavia e con il Sistema Museale d'Ateneo. Prosegue ogni mercoledì alle 11 con un video sul contributo di donne, in cui si pone l'accento sulla capacità, sulla determinazione nel perseguire la propria vocazione tenace nell'affrontare le difficoltà. Si parla dell'orto botanico con Eva Mameli il 10 marzo. A partire dalle 11, Eva Mameli, botanica eclettica e all'avanguardia, con l'intervento di altri relatori e con video che sono tutti accessibili attraverso le piattaforme social del CUG e dei musei universitari. Quindi andate sia su Facebook che su YouTube per questo appuntamento con Storie di donne nella scienza. Invece, per un Dante al dì, andate sulla pagina Facebook della Biblioteca Universitaria di Pavia. Ogni giorno la lettura dei canti della Divina Commedia fino al 20 marzo, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, un evento che beneficia della collaborazione della Società Dante Alighieri, Comitato di Pavia, e coinvolge attori, scrittori, poeti, studiosi e amanti di Dante. Canti che sono diffusi anche sulla pagina Instagram e sul canale YouTube, in modo da poter essere utilizzati anche a scopo didattico dalle scuole. Se volete fare una bella camminata, vi consigliamo AVM Trekking di Cava Manara, che propone due belle escursioni nel prossimo fine settimana. Sabato 13 marzo, un'escursione all'anello del Monte Ceresino, inoltre Po Pavese, tra boschi di querce e castagni secolari. Domenica 14 marzo, un'escursione all'anello del Monte Alpe sui monti dell'Alta Valle Stafora. Siamo ai confini con la Val Tidone. Per informazioni e iscrizioni, il numero da comporre è il 327-86-10506. Le mostre che ovviamente non sono possibili in presenza per le stringenti misure anti-Covid, siamo in zona arancione rafforzato, lo ricordiamo, in Lombardia. E allora come fare? Beh, si possono visitare online. Per esempio a Palazzo Reale a Milano c'è questa bella anteprima della mostra Le Signore dell'Arte, con opere d'artiste donne del 500 e 600, tra cui anche il matrimonio mistico di Santa Caterina di Letizia Quistelli, proveniente dalla chiesa parrocchiale di Silvano Pietra. Prezzo 5 euro, prenotazioni sul sito lesignoredellarte.it. Per quello che riguarda la viabilità, vi ricordiamo fino al prossimo 19 marzo la chiusura del tratto di Provinciale 113 per Rua Po Bressana, in corrispondenza del passaggio a livello nei comuni di Pinarolo Po e Robecco Pavese, all'intersezione con la Provinciale 187 Bressana Broni, per consentire a Paviacque di procedere alla posa di un nuovo tratto di rete fognaria. E poi la chiusura della Provinciale 46 Broni Oliva Gessi, statale 10, comune di Cigognola, in questo caso per tutto il mese di marzo. Qui ci sono dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria sulla provinciale statale 10 Padana Inferiore. Inviateci le vostre segnalazioni corredate da foto, locandine o video a info@pavia1tv.it oppure via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi. A domani con un nuovo Appunti e dintorni qui su Pavia 1 TV. Thank you.